Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Sara Altobello è senza dubbio una delle concorrenti più amate di questo grande fratello VIP, l'ha ricordata agli esordi? La sua ironia e il carisma hanno incanto i telespettatori, che in questa occasione hanno conosciuto altri lati della modella fino adesso mai visti. La carriera dell'attuale vippona risale a molti anni fa e la grande popolarità è arrivata nel 2019 quando ha partecipato come concorrente all'Isola dei Famosi. Nel reality, condotto all'epoca da Alessia Marcuzzi, Sara è stata spesso messa in discussione dai suoi compagni di avventura per i suoi modi di fare. In quell'occasione è finita più volte in nomination per il suo dolce far nulla. Insomma, ha pensato di più a prendere il sole che a provvedere per la sopravvivenza. Purtroppo, non è riuscita ad arrivare in finale, a vincere quell'edizione fu Marco Maddaloni. Arrivare al successo, però, non è stato facile. Sara ha raccontato che le prime difficoltà sono partire proprio con la famiglia, tutti laureati con posizioni importanti. Quando ha raccontato ai suoi genitori di voler fare spettacolo e cinema, non l'hanno presa bene e hanno provato ad ostacolarla. Il suo desiderio più grande era quello di voler fare la presentatrice, un sogno che ancora oggi ha nel cassetto. Ora la vediamo al GF VIP, bella, sexy e con un fisico da urlo. Ma l'ha ricordata agli esordi? Sara Altobello, la ricordate all'Isola? Prima di partire per il Grande Fratello VIP, Sara Altobello ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, parlando della sua ultima esperienza televisiva in un altro reality. Parliamo ovviamente dell'Isola dei Famosi che le ha dato un'enorme popolarità sul piccolo schermo. Fin dal primo giorno è riuscita a mettersi in mostra e a far conoscere a tutti quel lato dolce e sensibile del suo carattere. Rispetto a come la vediamo oggi, al GF VIP, un tempo era molto diversa. Molto probabilmente, come tante altre soubrette, anche l'Altobello si è lasciata andare a qualche piccolo ritocchino, come il web ha più volte fatto notare. Prendendo una foto degli esordi, precisamente di quando ha preso parte all'Isola dei Famosi, è possibile notare come le sue labbra erano molto meno gonfie allora. Anche gli zigomi sembrano meno pronunciati di adesso, come è anche evidente che ha perso molti chili. Vita privata della Giffina. Dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, Sara Altobello diverse volte è apparsa in vari salotti televisivi pomeridiani. Da lì è stata adocchiata da Lori del Santo dove l'ha inserita nel suo cast The Lady, una web serie in cui l'Altobello ha interpretato il ruolo di femme fatale. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a Ciao Darwin. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che non ha figli, non è mai stata sposata e forse, come dicono alcune indiscrezioni ha una storia con il suo manager, Tony Toscano. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.